Cari amici, vi do il bell'annunzio che il sangue è sciolto. Questo nostro tradizionale pellegrinaggio presso le reliquie del nostro santo patrono è come una conferma che ogni anno noi napoletani facciamo a colui che è il nostro protettore, il nostro avvocato, è colui che sempre nella storia ha seguito le sorti di Napoli e segue come un amico la vita di ciascuno di noi. È un santo che sa camminare per Napoli perché la conosce, è un santo che sa cogliere anche le ansie, le tribolazioni, i dolori, le sofferenze e le gioie, le tante cose belle anche della nostra città. Purtroppo una città tanto bella quanto martoriata perché questi atti delittuosi, criminali che avvengono a ripetizione, quasi a voler segnare con la cattiveria un cammino di civiltà che è propria della nostra città, questo comporta da una parte la nostra decisione, fermezza di non cedere a nessuna forma di sopraffazione, di violenza e di criminalità, e poi un richiamo a questi poveri uomini che danno la morte e trovano la morte, perché la loro vita è segnata dalla morte, in nome di una sopraffazione che loro pensano di avere, di occupazione di territorio che loro pensano di avere con la forza, coinvolgendo innocenti, tanto sangue innocente. Qui abbiamo un sangue di Gennaro che noi veneriamo perché vediamo in questo sangue la testimonianza della verità. E abbiamo un sangue criminale di chi continua a segnare le nostre strade, le nostre piazze attraverso questi atti. Ricorderò la bambina nella preghiera anche di questa celebrazione eucaristica e inviterò tutti a non arrendersi mai a questo male che vuole scoprirci di vergogna, mentre noi abbiamo la fierezza di essere napoletani e abbiamo la fierezza di essere anche dei cristiani seri. Eminenza, la Chiesa prenderà qualche iniziativa nello specifico? Stiamo pensando a fare qualche cosa. Personalmente, appena eventualmente le condizioni della bambina potranno migliorare, di farle una visita, e poi come Chiesa di Napoli stiamo pensando a qualche progetto.